Anselmi, partigiana. Tina Anselmi nasce a Castelfranco Veneto nel 1927 e nella sua amata città morirà nel 2016. Prende parte attivamente da giovanissima alla Resistenza. Nel dopoguerra si impegna nel sindacato e si laurea alla Cattolica di Milano. Fin dal 1944 si iscrive alla Democrazia Cristiana, di cui diviene un esponente di spicco. Deputata dal 1968 al 92. È stata la prima donna italiana a ricoprire la carica di ministro del lavoro e della sanità e a lei si devono importanti riforme, tra cui la creazione del Servizio Sanitario Nazionale. Presidente della commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2, è stata più volte candidata alla presidenza della Repubblica. Ecco la sua testimonianza. Tina, come sei diventata una partigiana? A spingermi a una decisione così fondamentale per la mia vita fu un episodio terribile. Avevo 16 anni, era il 26 settembre 1944 ed ero a scuola, frequentavo l'istituto magistrale a Bassano. I fascisti e i tedeschi avevano compiuto un grande rastrellamento sul Grappa, avevano catturato 43 giovani e li impiccavano agli alberi di Viale Venezia. Tra quei giovani c'era il fratello della mia compagna di banco. Costrinsero la popolazione e noi studenti ad assistere all'impiccagione. Fu uno spettacolo orrendo. Un impiccato fa paura, è una visione tragica. Alcuni bambini svennero, altri piangevano, tutti erano sconvolti. Erano innocenti, uccisi per rappresaglia perché i partigiani avevano fatto saltare un ponte. Quando tornammo in classe, scoppiò una rite furibonda. Chi sosteneva che era giusto, perché quella era la legge, chi diceva che la legge non può andare contro i diritti. Uno Stato che va contro l'uomo è uno Stato illegittimo. Questo mi ha portato a diventare partigiana. Ma come hai fatto a conoscere i partigiani? Una mia amica aveva il fidanzato che combatteva sul Monte Grappa con i partigiani. Mi chiese: "Ma tu avresti il coraggio di fare la partigiana?" Voglio rendermi utile. E così mi accompagnarono dal comandante. Sai cosa ti aspetta? Se ti prendono, pagherai e pregherai solo che ti ammazzino perché ti faranno ben di peggio. Il comandante voleva vedere se avevo coraggio. Io accettai e allora lui mi disse: "Tu, Tina, devi sparire. Devi sceglierti il nome di un codice ed essere solo quella persona." Io scelsi il nome di Gabriella e da allora fui staffetta. E quali erano i tuoi compiti? Il mio compito principale era mantenere i contatti fra le diverse formazioni della brigata e informare le bande sugli spostamenti dei tedeschi. Facevo più di 100 km al giorno in bicicletta. I chilometri erano tanti, le strade di ghiaia e i copertoni della mia bicicletta si consumavano rapidamente. Allora i partigiani erano costretti a rubare le gomme di altre biciclette per rifornire la mia. Una volta, non sapendo chi ero, mi fermarono e volevano portarmi via i copertoni. A me. Era pericoloso? I pericoli c'erano, li affrontavo con un pizzico di incoscienza considerato che avevo solo 16 anni. Ricordo che una volta mi diedero l'ordine di portare da Treviso fino in provincia di Padova una radiotrasmittente che pesava moltissimo. Mi avevano detto di percorrere solo strade di campagna e non la strada principale dove c'erano posti di blocco dei tedeschi e dei fascisti. Siccome così avrei impiegato un sacco di tempo, io allora feci l'autostop e chiesi un passaggio, sì, ai tedeschi, che caricarono ignari sul camion me, la mia bicicletta e la valigia con la radiotrasmittente. Dovessi farlo adesso, morirei di paura. Ma io avevo fretta, non potevo arrivare tardi a scuola. Come a scuola? Sì, a scuola. Avevo deciso di finire l'anno scolastico. La mia giornata iniziava alle 5 del mattino. Prima andavo a Treviso, poi a Nord di Castelfranco, dove c'era il comando della brigata, e poi a Bassano, a scuola. E da lì tornavo a casa. Le giornate erano talmente piene che spesso mi capitava di non mangiare nulla. Mi ricordo una volta, il mio professore di latino doveva aver intuito qualcosa, tanto che un giorno mi aveva detto di andare in sala professori a frugare nelle tasche della sua giacca. E lì trovai del pane e un pezzo di polenta. E la gente aiutava voi partigiani? La gente ci aiutava, sì, soprattutto i contadini. Ricordo Maria, vedova con 6 figli,
che ci ospitava sempre quando aspettavamo i lanci degli alleati. Per tutto il tempo della lotta partigiana, ogni giorno rischiò la sua vita e quella dei suoi figli per dare ospitalità a noi, partigiani, e anche ai prigionieri di guerra che erano riusciti a scappare. La Maria. La Maria non ha mai chiesto niente, neanche una medaglietta. Quando la guerra è finita, ogni santo 25 aprile siamo andati tutti, ma proprio tutti, in bicicletta al suo paese per ricordare.